Denunce e arresti. Blitz dei carabinieri a Carrara, aperta la procedura di rimpatrio per un irregolare sul territorio. Movida movimentata. La polizia per il contrasto all'abuso di alcol e droghe, denunciati 4, tra cui un minorenne. Il convegno del Il Riformista sulla riforma Bonafede. Tanto pubblico e un lungo dibattito con i professionisti. La denuncia della UIL per un lavoratore bullizzato. Salvadori vuole arrivare in fondo alla questione. Together for a Better Internet, un evento per la Giorgini di Montignoso sulla sicurezza della navigazione in rete. Buonasera a tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Questa edizione si apre, come avete sentito dai titoli, con la cronaca, perché sono stati denunciati e arrestati a Carrara. L'arma dei carabinieri mette al setaccio tutte le zone soggette al degrado della città, un lavoro capillare per tenere la città al sicuro e garantire sicurezza e protezione ai cittadini. È stato rimpatriato un irregolare sul territorio e sono stati denunciati altri 2. Sentiamo. Hanno portato all'arresto di stranieri irregolari i ripetuti blitz di alcuni mesi fa dei carabinieri di Carrara, che avevano perlustrato tutti quegli immobili occupati abusivamente nelle aree soggette al degrado e dismesse della città. Individuate vere e proprie case fantasma, diventate non solo il riparo di senza tetto, ma anche il nascondiglio ideale per pregiudicati che spesso cercano di scomparire alle forze dell'ordine. Dopo aver tracciato la mappa dei luoghi ritenuti più esposti a questo tipo di fenomeno, i militari dell'arma sono tornati a perquisire gli immobili sfitti e le case abbandonate già controllate in precedenza, dove hanno nuovamente scovato persone dedite ad attività illecite. Un 45enne originario del Marocco, risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Massa, è stato rintracciato all'interno di un immobile sito nel parco di Villa Ceci a Marina di Carrara, uno di quei luoghi della città che viene sistematicamente violato da persone senza fissa dimora. In prossimità di un altro fabbricato abbandonato in via Piombara, più volte controllato dalle pattuglie dell'arma, sono stati trovati anche 2 trentenni clandestini con diversi precedenti penali alle spalle. I 2 hanno ammesso di aver trovato rifugio in una delle case abbandonate, sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti e denunciati per violazione delle norme in materia di immigrazione. Non sono mancati risultati anche sul fronte dei controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari o misure alternative della detenzione, attività molto delicata che vede quotidianamente impegnate le pattuglie dell'arma dei carabinieri. Arrestati un 20enne che da tempo doveva scontare 4 mesi di carcere per maltrattamenti e un 40enne che più volte ha violato le norme vigenti sulla detenzione domiciliare. Un lavoro, quello delle forze dell'ordine, sempre impegnativo e senza sosta, con controlli costanti e minuziosi per cercare di tenere sicura la città e i suoi cittadini. Restiamo in tema perché continua l'attività della Polizia di Stato al contrasto all'abuso di alcol e droghe, denunciate 4 persone, tra cui un minorenne, per detenzione di sostanza stupefacente. Ascoltiamo Margherita Badiali. Continua l'attività di controllo del territorio della Polizia di Stato che nel weekend massese ha portato alla denuncia di 2 persone, uno straniero per violazione della legge sull'immigrazione e un massese per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza e infine alla segnalazione di 2 giovani cittadini massesi che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale del tipo marijuana e hashish, entrambi studenti, uno di 22 anni e l'altro di soli 15. Tra l'altro il 22enne è risultato essere già stato segnalato in altre occasioni alla competente autorità sempre per la detenzione di sostanze stupefacenti. Sul fronte delle denunce gli agenti hanno proceduto contro un cittadino straniero di nazionalità marocchina di 27 anni pregiudicato, rintracciato vicino alla stazione ferroviaria poiché è risultato privo di regolare permesso di soggiorno. Lo straniero, oltre alla denuncia penale per la violazione della legge sull'immigrazione, verrà espulso dal territorio nazionale. La scorsa notte, infine, un massese di 35 anni, fermato a bordo della sua auto, veniva sottoposto all'esame dell'alcol test, risultando positivo. Aveva un tasso
tasso di alcol nel sangue superiore al limite consentito, ragion per cui gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria, oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche per resistenza a pubblico ufficiale, poiché ostacolava in modo attivo il lavoro degli agenti. Numerosi posti di controllo effettuati in punti strategici della città, con più di 300 persone identificate e 124 mezzi verificati. In particolare sono state presidiate le zone nei pressi della stazione ferroviaria e dell'adiacente piazza 4 novembre. L'obiettivo è quello di assicurare una maggiore presenza di personale in divisa a presidio dei luoghi più frequentati dai giovani massesi, con lo scopo di prevenire e contrastare la microcriminalità, gli atti di vandalismo, il disturbo della quiete pubblica, l'abuso di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche. Per implementare tale presenza, l'Ufficio Prevenzione Generale si avvale anche del supporto specialistico del reparto prevenzione crimine Toscana, con pattuglie provenienti da Firenze. Oggi il convegno organizzato dal nuovo giornale Il Riformista al Cinema Splendor a Massa, dal titolo La riforma buona fede della prescrizione, garantismo, legalità o giustizialismo? Sono intervenuti nomi illustri del diritto e della politica a livello nazionale. Nelle interviste che seguono i contributi dei presenti. Il convegno organizzato dal nuovo giornale Riformista al Multisala Splendor questo pomeriggio trattava uno dei temi più discussi a livello politico e giuridico degli ultimi tempi. Infatti aveva come titolo La riforma buona fede della prescrizione, garantismo, legalità o giustizialismo. Ebbene, oggi hanno provato a spiegarlo dei grandi esperti in materia di diritto che si sono alternati nel dibattito di circa due ore. Alla lunga scrivania davanti al folto pubblico di avvocati, giudici, notai, magistrati, politici e civili interessati alla argomento. Le personalità coinvolte hanno posto in essere uno spunto di riflessione e i loro punti di vista su quello che è l'argomento più discusso degli ultimi tempi a livello politico e giudiziario. Il convegno è stato aperto dall'avvocato Leonora Nama, con i saluti di provincia e comune di Massa, e moderato dall'onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini. Il convegno di quest'oggi è stato organizzato con lo scopo di tentare di dare una risposta alla sete di giustizia della città e dei cittadini, una sete di giustizia che è sempre maggiore, fatto sta lo dimostrano il numero di procedimenti penali aperti in tutto il paese, non soltanto nella giustizia penale ma anche nella giustizia civile ed amministrativa. Lo scopo di questo convegno è di dare una risposta, di cercare una sintesi fra le diverse argomentazioni e, perché no, trovare oggi una proposta di legge che metta d'accordo le maggioranze di governo e dia per l'appunto una risposta definitiva alla sete di giustizia del Paese. Ma noi ci riuniamo qui a Massa oggi proprio per cercare, insieme a dei tecnici, di togliere tutte le strumentalizzazioni politiche legate a questa riforma e andare a capire veramente se è un beneficio o un danno per il sistema giudiziario e il sistema della giustizia italiano. Noi di Forza Italia siamo convinti che sia un grave danno, perché va a ledere un principio garantista che sta alla base della civiltà giuridica e che è quello della presunzione di innocenza e anche della fine del processo. Con l'abolizione della prescrizione invece si condanna potenzialmente al processo eterno, quindi a stare eternamente sotto processo qualunque cittadino italiano. Noi, come Forza Italia, abbiamo proposto un'altra cosa, un disegno di legge del collega Enrico Costa, che è qui anche lui oggi, che vuole evitare questo scempio al principio basilare della giustizia. Però siamo anche consapevoli che sul tema della prescrizione si giocano gli equilibri dell'attuale governo. Un argomento che unisce destra e sinistra nel disaccordo sulla legge. È una legge senza buon senso e quindi noi chiediamo di tornare alla legge Orlando, che allungava i tempi della prescrizione e guardava però non solo ad allungare i tempi ma anche a snellire la durata dei processi. Oggi il tema non è tanto quello della prescrizione ma è quello di fare i processi, farli bene, fare presto, garantendo tutti i diritti sia agli imputati che alle persone offese, e però anche guardare la certezza della pena. Se te sposti e sospendi il processo, la pena, quando vieni condannato, arriverà tardi e quindi anche la certezza viene in qualche modo indebolita. Quindi chiediamo a buona fede di ragionare,
di non far capricci, di non fare bizze, ma di guardare all'interesse del Paese, a costruire un sistema giuridico, sia penale che civile, che guardi all'efficienza del Paese e che guardi soprattutto alla ragionevole durata dei processi. L'onorevole Bergamini ci ha parlato del suo disegno di legge. Sì, la nostra è una proposta molto chiara. Noi chiediamo di cancellare la riforma Bonafede perché la riforma Bonafede avrebbe dovuto essere preceduta per parola dello stesso ministro, per impegno dello stesso ministro, da una riforma del processo penale. Questa riforma del processo penale che accelerasse i tempi dei processi. Questa riforma non è arrivata e quindi noi chiediamo di cancellarla. Ovviamente tutti questi accordicchi fatti all'interno della maggioranza lasciano il tempo che trovano, sono pezze peggio del buco che non risolvono i problemi, anzi creano un'ulteriore confusione. Noi vogliamo la chiarezza e la chiarezza è nella nostra proposta di legge. Beh, innanzitutto devo ringraziare il Riformista per aver organizzato un convegno di caratura nazionale con dei relatori veramente di primissimo piano. Seconda cosa, direi che non parlerei tanto della riforma Bonafede, perché la riforma Bonafede la stiamo ancora aspettando. Qui si tratta di una norma contenuta all'interno della spazzacorrotti che di fatto abolisce la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Lei in quanto avvocato si sarebbe unito alla battaglia degli altri avvocati penalisti in quanto sono in sciopero da diverso tempo? Ma guardi, io sono stato anche presidente della Camera Penale di Massa Carrara, ho avuto questo onore e continuo a seguire l'Unione Camere Penali Italiane. Io devo dire che quello che ha detto Cagliazza è sacrosanto, è vero, purtroppo i dati anche vanno letti e vanno comunicati nel modo corretto. Lei pensi che qui ad esempio la prescrizione a livello locale, sono usciti i dati recentemente, è del 4,3%, quindi non sono dati preoccupanti. Erano presenti alla lunga scrivania l'avvocato Enrico Marzaduri, professore ordinario di diritto processuale dell'Università La Sapienza di Pisa, l'avvocato Giovanna Barsotti, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, la dottoressa Alessandra Conforti, sostituto procuratore della Repubblica di Massa Carrara, il dottore Liberto Rosso, segretario nazionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane, l'avvocato Alessandro Maneschi, presidente della Camera Penale di Massa Carrara, il dottor Eros Baldini, presidente della Camera Penale di Lucca, gli onorevoli di Forza Italia Enrico Costa e Deborah Bergamini, l'onorevole del Partito Democratico Andrea Orlando e il deputato di Italia Viva l'onorevole Cosimo Maria Ferri. Ne hanno discusso a lungo, ne hanno sviscerato tutti i punti cardine con una sola consapevolezza, quella che c'era anche prima di parlarne apertamente ad un convegno, che questa riforma non sa da fare, per citare Manzoni. Comprendo che il sindaco di Fivizzano si sia insediato da poco in comune, ma quantomeno prima di parlare si informi. Inizia così la dura replica del segretario provinciale della Lega, Andrea Cella, alle parole del sindaco Giannetti contro il partito di Matteo Salvini. Cella continua: la Lega da sempre si occupa delle tematiche territoriali di Fivizzano e ha contribuito, per esempio, alla raccolta di firme a difesa del presidio ospedaliero. Lì sì che Giannetti non si è visto né sentito. Le firme sono state poi portate direttamente in regione dal comitato promotore. Abbiamo anche prodotto atti in consiglio regionale, come l'interrogazione sulla chiusura del reparto di pneumologia. Insomma, il sindaco si informi prima di dire cose a caso e magari impari a organizzare le manifestazioni come la fiaccolata prevista il 15 febbraio prossimo, in cui sfilerà con le sardine. Un po' come dire: io e le sardine faremo questo evento, se volete venire. Eh no, conclude Cella, così proprio non si fa, se si sta cercando la massima condivisione e partecipazione all'evento. Lavoratore vessato e diffamato alla casa di riposo Regina Elena a Carrara. La direzione deve prendere provvedimenti immediati. La denuncia del segretario UIL FPL Claudio Salvadori. Se tutto confermato, pronti a difenderlo nelle sedi opportune. Non possiamo accettare che un lavoratore di una cooperativa che opera all'interno della casa di riposo Regina Elena a Carrara possa essere vittima di comportamenti offensivi, diffamatori e vessatori da parte di un dipendente della stessa struttura senza che la direzione prenda opportune e doverose contromisure in tempi rapidi. A denunciarlo è il segretario della UIL FPL di Massa Carrara, Claudio Salvadori, che proprio giovedì mattina ha avuto un incontro urgente con il direttore senza ottenere risposte concrete. Le cose non stanno andando nella direzione giusta, incalza Salvadori.
Salvadori, perché questo dipendente del Regina Elena, a quanto ci risulta, starebbe spargendo voci diffamatorie nei confronti del lavoratore, creando un'atmosfera assolutamente insostenibile. Comportamenti così vessatori che stanno spingendo l'operatore della cooperativa, nostro iscritto, verso una crisi depressiva. La risposta della direzione del Regina Elena non può essere semplicemente di stare tranquillo, e che a oggi dalle sue verifiche non sarebbe emerso niente, e allora è chiaro che se nulla è emerso nei confronti del lavoratore si tratta di un'opera meramente diffamatoria, e chi ne è la causa deve subirne le conseguenze, perché questa situazione si protrae da troppo tempo. Si tratterebbe di una discriminazione evidente da parte di un dipendente del Regina Elena che rispetto all'operatore di una cooperativa gode oltretutto di una copertura e di una condizione contrattuale molto più favorevole. Il segretario della UIL FPL contesta anche il metodo utilizzato dalla dirigenza e a oggi sostengono di aver fatto delle verifiche con gli altri dipendenti della struttura, ma questi chiarimenti verbali rischiano di mettere in imbarazzo e difficoltà tutto il gruppo dei lavoratori. Abbiamo già segnalato tutto alla stessa cooperativa, conclude Salvadori, e se tutto dovesse essere confermato, siamo pronti a tutelare senza ulteriore indugio il nostro iscritto nelle sedi opportune, riportando tutta la vicenda sin da subito ai nostri legali. Da mercoledì prossimo 12 febbraio e fino a domenica 16 febbraio gli specialisti dell'Ospedale del Cuore saranno a disposizione della popolazione per la valutazione del rischio cardiovascolare, anche per eventuali dubbi o domande. Durante ciascuna di queste giornate, dalle 9 alle 12.30, sarà possibile, senza obbligo di prenotazione né impegnativa del medico curante, accedere gratuitamente agli ambulatori al piano terra dell'area di degenza dell'Ospedale del Cuore. Ai cittadini verrà somministrato un questionario di valutazione in merito al proprio profilo di rischio cardiovascolare e nella stessa sede sarà possibile effettuare l'elettrocardiogramma ECG a 12 derivazioni e procedere all'eventuale valutazione clinica. Proseguono gli incontri del percorso formativo Costruiamo la comunità educante. La proposta formativa promossa dall'amministrazione comunale di Massa, dall'ufficio scolastico Nono e APS Free Picasso, che coinvolge per la prima volta tutto il mondo della scuola a 360 gradi, ovvero studenti, docenti, famiglie e personale ATA. I prossimi incontri avranno come relatrice la dottoressa Rosa Russo, giudice onorario del Tribunale dei Minori di Firenze, e saranno dedicati ai genitori. Sarà per loro un momento di dialogo per far fronte alle svariate esigenze del mondo infantile, preadolescenziale e adolescenziale. L'appuntamento è a Villa Cuturi, a Marina di Massa, dalle 15 alle 19, nelle giornate di giovedì 13 febbraio, per le famiglie degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e giovedì 20 febbraio per le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Together for a Better Internet, ovvero insieme per un internet migliore. Per i ragazzi della Giorgini di Montignoso, un evento con esperti della rete per affrontare il tema della web security e imparare a navigare in tutta sicurezza. Obiettivo: diffondere la cultura digitale e imparare a navigare nel mondo web in totale sicurezza. Together for a Better Internet, ovvero Insieme per una migliore Internet, è l'appuntamento organizzato dal CPO dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara con la collaborazione del Comune di Montignoso e Telefono Azzurro, in programma alla Scuola Giorgini di Montignoso il prossimo 11 febbraio. L'iniziativa è stata organizzata in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Internet, istituita dalla Commissione europea nel 2004 e avrà lo scopo di porre all'attenzione delle ragazze e dei ragazzi quelli che sono gli aspetti più rilevanti del mondo digitale. Relatrice dell'incontro, l'avvocato Serenella Berti, presidente del CPO, del Master Internet Ecosystem, accanto alla dottoressa Laura Abba, dirigente tecnologa del CNR di Pisa, membro del consiglio direttivo del capitolo italiano della Internet Society, e a Maria Giovanna Guerra, responsabile territoriale del Telefono Azzurro. Al centro dell'incontro, che verrà aperto con i saluti del sindaco Gianni Lorenzetti e della dirigente scolastica Tosca Barghini, l'utilità di Internet e le sue possibilità di utilizzo, ma anche la necessità della formazione che deve essere adeguata e tempestiva. Gli obiettivi finali sono far raggiungere una maggiore consapevolezza e responsabilità. Conoscere è essenziale per riuscire a utilizzare tutte le potenzialità che uno strumento come Internet è in grado di offrire, ha detto l'assessore Giorgia Podestà. Questo significa sapere anche quali sono i rischi e i pericoli che il web contiene.
La nostra quotidianità è legata sempre di più alla tecnologia, per questo non si può più prescindere da percorsi di formazione che rendano le nuove generazioni attenti e responsabili cittadini digitali. Un argomento, quello di Internet, che viene trattato costantemente dai ragazzi e ragazze della Giorgini sotto vari aspetti, come ribadisce la dirigente scolastica Tosca Barghini, coinvolti in percorsi volti a sensibilizzare e far apprendere il corretto utilizzo di Internet, strumento non da demonizzare, ma da saper gestire. C'è la pubblicità, poi torniamo in studio per le altre notizie. MB Garden è l'emozione di vivere la natura. La progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante e olivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra, un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci. Un'offerta selezionata, completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Matteo Moda e Carlo e Raffaella, dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali jeans Levi's, rifle, giubbotteria, Canadians e Dookers, Luigi Morini, Navigare e capi in pelle Milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui abiti uomo lebole e camiceria cassera, e per lei la raffinatezza del total look corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda, in via Carducci 119 a Massa. Amore, ci sono mille cose da fare prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. TV locale più seguita in provincia. Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? Tra poco appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento giornalistico Ne parliamo dopo il TG. In studio c'è Alessandra Cenci Campani, a cui chiediamo un'anticipazione sull'ospite che avrà questa sera. Grazie al telegiornale per averci dato la linea. Questa sera sono in studio con la professoressa Claudia Leporatti, docente di scultura del corso di arti figurative del liceo artistico Palma di Massa. Buonasera professoressa. Buonasera. Le do il benvenuto, la ringrazio di essere qua con noi. Adesso spieghiamo il motivo perché l'abbiamo invitata. Un paio di giorni fa controllando il giornale, consultando il giornale, abbiamo trovato un articolo su una mostra che sarà fatta in estate, primavera-estate, che riguarda Igor Mitorai. Quindi abbiamo pensato di invitare i docenti del liceo artistico Palma di Massa per parlarci di questo progetto, della mostra e quant'altro, come è nata l'idea, sì, eccetera. Allora io le faccio una prima domanda per gli spettatori, sì, del telegiornale e poi continueremo dopo. Allora, com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata appunto all'interno del corso di arti figurative perché diciamo da in questi anni noi cerchiamo sempre di proporre ai nostri studenti dei progetti che li possano fare confrontare con degli artisti diciamo contemporanei e in maniera tale che insomma il loro lavoro diventi qualcosa di
di realizzato. E gli scorsi anni avevamo fatto dei progetti su massa da indossare, e un progetto al Museo della Rinchiostra come omaggio a Gigi Guadagnucci. Quindi quest'anno, diciamo, il mio collega ha avuto questa bella idea di proporre all'Atelier Mitorai questa collaborazione, e insieme al contributo della docenza di orafi specializzati, per far realizzare ai nostri studenti dei gioielli sculture ispirati all'opera di Mitorai. Quindi, diciamo, una microscultura con delle tecniche appunto di tipo orafo, per creare questi monili gioielli ispirati alle opere originali del maestro. E la fondazione è stata felicissima, diciamo la fondazione L'Atelier, perché ancora non è fondazione, è stata felicissima di questa proposta, e appunto ha accolto i nostri studenti in visita. Quindi gli studenti hanno visitato l'atelier e le opere originali del maestro. Dopodiché appunto noi abbiamo cominciato a metterci al lavoro e a far progettare ai nostri studenti di 3 classi del corso figurativo queste loro opere originali ispirate al maestro. Bene, allora io mi fermo qua, restituisco la linea al telegiornale, ne parliamo dopo il TG. Grazie professoressa. Grazie ad Alessandra e grazie anche alla tua ospite. È partito il giro di letture 2020 del contatore dell'acqua in 10 comuni della provincia di Massa Carrara gestiti da Gaia S.P.A. Bagnone, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana e Villafranca. Il giro di letture, che interesserà nel 2020 più di 27.000 utenze, terminerà il prossimo 29 febbraio. I tecnici incaricati per la tutela dei contatori Gaia sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia e nome. In caso di assenza dell'utente, dopo aver provato fino a 3 volte lo stesso giorno in diverse fasce orarie, i tecnici lasceranno un avviso cartaceo. La lettura avviene tramite il sistema della fotolettura, ovvero lo scatto di fotografie digitali del quadrante del contatore e della relativa matricola identificativa, con data e ora del rilievo e relative coordinate geografiche. Vediamo a chi avete fatto gli auguri questa sera. Palazzo Ducale di Massa la mostra Lezione Riflessa, Identità Creativa, una rassegna che unisce professori e alunni del corso serale del Liceo Artistico Gentileschi. L'iniziativa sarà esposta nelle sale dell'ex presidenza della provincia con inaugurazione sabato 8 febbraio alle 18. Partecipano ben 37 autori capitanati da Paolo Pratali, che è l'allestitore di questo complesso progetto. In mostra 34 pollici per un omaggio a Cesar, la realizzazione della grande installazione lunga circa 35 metri, vede tra i protagonisti allievi del terzo e del quinto anno del serale. All'interno delle sale verranno raccontate le metamorfosi di lavorazione dei molteplici materiali, dallo spago agli stucchi, al marmo, le carte, il fil di ferro, frutto delle sperimentazioni messe in atto negli ultimi anni dal corso serale nell'ambito della ricerca visiva e plastica. Chiudono la mostra l'esperienza creativa suggerita dagli insegnanti Paolo Noto, Fabrizio Lorenzani, Paolo Pratali, Tullio Matarese, Silvio Gozzani e Anna Matarese. La rassegna rimane in esposizione 10 giorni fino al 18 febbraio e potrà essere visitata dalle 16 alle 19. Un pezzo di Torano notte e giorno al Salone dell'Arte del Restauro di Firenze. Ci saranno anche 5 artiste che sono state protagoniste in diverse edizioni della rassegna d'arte contemporanea ospitata tra luglio e agosto nel piccolo borgo dei Cavatori ai piedi delle bianche cave di marmo di Carrara, nella speciale galleria del più importante salone dedicato al restauro, in programma dal 13 al 15 maggio a Villa Vittoria. Il tema che accomuna le opere che contamineranno il Salone del Restauro è quello del cambiamento climatico e il coordinamento di Emma Castè,
che debutta alla direzione artistica del prestigioso evento fiorentino. La Castei sarà infatti il direttore artistico del Salone per quanto concerne l'arte. Domani si terrà la presentazione del libro L'ultimo viaggio, il dottor Korczak e i suoi bambini di Irene Cohen-Janka, Orecchio Acerbo 2020. Per le illustrazioni di Maurizio Quarello con la traduzione di Paolo Cesari. Alle 17 a Fosinovo presso la Biblioteca Civica Dante Piccioli saranno presenti Paolo Cesari, curatore dell'edizione italiana, e interverrà Mario Amilcare Grassi, che è assessore alla cultura del Comune di Fosinovo. Per maggiori informazioni potete chiamare il 329-00-99-418. E ricordiamo che domani, sabato 8 febbraio alle 18, l'attore e autore Fabio Cristiani si esibirà in sala consiliare del Comune di Massa il suo monologo Pioggia di fuoco in occasione del 75esimo del bombardamento aereo su Massa. Siamo al termine della nostra edizione, siamo anche al fine settimana, quindi ci aspetta a Meteo Weekend con Paolo Lunini per tutte le informazioni relative al tempo nei prossimi giorni. Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento domani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera e ben ritrovati a Meteo Weekend. L'ingresso a metà settimana di aria un po' più fredda da nord sotto forma di forti venti di tramontana e di maestrale ci ha ricordato di essere ancora nel pieno della stagione invernale, con temperature che temporaneamente si sono semplicemente riportate nella media climatologica. Ricordiamo infatti che poco prima, fino a lunedì, martedì, registravamo temperature diurne pienamente primaverili con massime fino a 18 gradi e anche nei prossimi giorni, come vedremo, la colonnina di Mercurio tornerà a risalire in quello che risulta essere al momento uno degli inverni più miti degli ultimi decenni. Il nostro quadro sinottico ci mostra quella che ormai è una onnipresente area di alta pressione, la vedete qua centrata sull'Europa, che influisce anche sull'Italia, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, garantendo un tempo molto stabile e soleggiato. Sul bordo orientale di quest'area anticiclonica scorrono correnti più fredde, di estrazione artica, lo vedete, che raggiungono soprattutto i Balcani, dove si sono avute abbondanti nevicate nelle ultime giornate, soprattutto fra Grecia e poi verso la Turchia. Localmente refoli invernali hanno raggiunto le regioni del Medio e Basso Adriatico, ancora clima primaverile su buona parte del continente. Vediamo poi qua dove le isobare, vedete, si fanno molto più fitte, correnti atlantiche, quindi più umide e più mite, che per il momento rimangono alte di latitudine, ma vedremo che a partire da domenica questo flusso atlantico si abbasserà, interessando marginalmente anche le nostre zone dove avremo un peggioramento. Ma vediamo adesso in dettaglio che tempo ci aspetta sulla nostra provincia durante questo fine settimana. Lo facciamo a partire da sabato, giornata che si aprirà con un cielo ancora sereno o poco nuvoloso, transiteranno delle sottili velature da ovest, le temperature minime al primo mattino in lieve rialzo, ma ancora delle gelate, qualche punta di meno 1, meno 2 nelle zone interne, quindi nei fondovalle della Lunigiana. Durante il pomeriggio nuvolosità in aumento, fino ad avere, lo vedete, un cielo nuvoloso, localmente anche molto nuvoloso da metà pomeriggio, specie a ridosso delle Apuane e su tutti i rilievi della Lunigiana occidentale, quindi zone al confine con la Liguria, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature massime pressoché stazionarie saranno comprese in pianura fra 11 e 13 gradi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali e mare poco mosso. Passando alla previsione per domenica, vediamo che correnti più umide da ovest determineranno un'ulteriore intensificazione della copertura nuvolosa. Fin dal mattino lo vedete un cielo
molto nuvoloso o coperto. Dal pomeriggio la nuvolosità si farà ancora più compatta e da metà tardo pomeriggio, ma poi soprattutto in serata, potranno verificarsi anche i primi episodi di piovigine, soprattutto in prossimità dei rilievi, quindi vicino alle Apuane, sull'Alta Lunigiana e sull'Appennino. E proprio sull'Appennino potrà cadere un po' di nevischio, qualche fiocco a quote medio-alte, oltre 1400-1500 metri, quindi ancora pessime notizie per gli amanti della neve e degli sport invernali sul nostro Appennino, ancora nessuna nevicata in vista. Le temperature saranno in aumento, più avvertibile nei valori minimi del primo mattino, tornano ovunque sopra lo zero. La ventilazione da sud-sud-ovest, debole o moderata, tende a rinforzare dal pomeriggio e mare da poco mosso a mosso. Lunedì il flusso di aria umida e mite di origine atlantica, che abbiamo visto ad inizio puntata, tenderà temporaneamente ad abbassarsi di latitudine, interessando più direttamente le nostre zone, atteso infatti un moderato peggioramento con molte nubi e piogge sparse, generalmente di debole intensità, più probabili nella prima parte della giornata di lunedì. Il tutto sarà accompagnato da forti venti di libeccio e mare conseguentemente molto mosso, localmente anche agitato. Sarà probabile una moderata mareggiata. Martedì miglioramento con delle schiarite anche ampie sulle zone pianeggianti e costiere, mentre a metà settimana pare probabile un nuovo aumento delle nubi, ma ancora incerto e comunque medio-basso il rischio di precipitazioni. Tenderanno a innalzarsi ulteriormente le temperature fino a riportarsi ben al di sopra delle medie, valori primaverili soprattutto martedì, con massime in pianura fino a 15-17 gradi. Quindi davvero ancora una generale latitanza della stagione invernale come la conosciamo noi, quindi con freddo e neve. Bene, per tutti gli aggiornamenti potete consultare l'indirizzo internet www.meteoapuane.it, mentre per l'appuntamento televisivo ci rivediamo venerdì prossimo. Non mi rimane che augurare a tutti voi una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!